Salve a tutti, in questo nuovo video vi mostrerò come ho realizzato dei power bank per il mio router, il NAS e anche lo switch, in maniera tale che in caso di blackout possano continuare a svolgere le loro funzioni oppure in caso di blackout prolungato essere spenti in totale sicurezza. Per realizzare questo dispositivo, che come potete vedere è estremamente piccolo e compatto, avremo bisogno di pochi elementi base. Saranno necessarie quindi delle celle a litio, in questo caso ho utilizzato delle 18650 marca Elzo, una marca che potremmo definire cinese di qualità, che a un prezzo estremamente ragionevole ci fornisce delle celle con circuito di protezione e soprattutto una capacità della batteria effettiva veramente molto vicina a quella dichiarata, con uno scostamento medio del 10%. Le celle potremmo tranquillamente saldarle tra di loro, ma quello che vi consiglio è di prendere anche un portabatterie. Questo infatti ci renderà estremamente più semplice sia il cablaggio sia la sostituzione di una singola cella qualora dovesse rovinarsi col tempo o qualora dovessimo trovarne in futuro di più prestanti. Ovviamente, visto che le celle a litio possono essere pericolose e delicate, dovremmo utilizzare una piccola scheda di controllo in grado di gestire non solo il circuito di ricarica ma anche la parte di scarica. Per il cablaggio ho utilizzato un classico cavo per corrente continua da 0,75 mm di diametro, decisamente abbondante per l'uso che ne andrò a fare, e che ho collegato seguendo questo schema. Praticamente le batterie sono posizionate in serie per ottenere, nel mio caso, 12 volt, che sono quelli indicati sull'etichetta dei miei dispositivi, e ogni collegamento tra una batteria e l'altra viene collegato al circuito di ricarica in maniera tale da poter gestire singolarmente ogni cella. La durata di queste batterie, come potrete ben immaginare, dipende sia dall'assorbimento del dispositivo che andremo a collegare sia dalla capacità in sé delle celle. In questo caso, ipotizzando che i 3000 mAh per ora dichiarati siano reali, avendo posizionato le batterie in serie otterremo 3000 mAh a 12 volt. Se però doveste necessitare di più capacità, sarà sempre possibile mettere le singole celle in parallelo seguendo questo schema, ottenendo quindi una batteria dove la capacità aumenta proporzionalmente con il numero delle celle che abbiamo aggiunto. Ovviamente sulla basetta di regolazione, sul lato da dove la potenza viene sia erogata sia ricevuta, sono andato a collegare questi spinotti per corrente continua compatibili con gli spinotti già presenti degli alimentatori e dei dispositivi che dovrò collegarvi. Una volta effettuati tutti i collegamenti, quindi sono andato a proteggere le saldature e le parti elettriche con il Kintsuglusperando che si pronunci così, una specie di gomma da masticare molto morbida che, una volta lasciata indurire per 24 ore, può diventare o resistente e flessibile se ne usiamo uno strato molto sottile, oppure, come in questo caso, se abbondiamo possiamo ottenere una protezione in gomma veramente molto spessa e adatta per le basse correnti a bassa tensione. Come potete notare, però, ho deciso di lasciare delle aree scoperte. Infatti non so quanto questa basetta possa scaldare, non so quanto questa gomma possa condurre al calore. Nel dubbio ho preferito lasciare i chip che scaldano di più esposti direttamente all'aria in maniera tale che non si surriscaldino. Una volta che la gomma si è asciugata, quindi ho collegato il tutto alla corrente e ho fatto una prova. In questo caso sto facendo una prova con il mio switch che, come potete vedere, sta funzionando tranquillamente collegato alla batteria, e anche se andiamo a staccare la corrente, come potete vedere, resta tutto acceso senza problemi. A un costo relativamente contenuto di circa 15 euro per questa mia versione con 3 celle, a cui si vanno a sommare altri 9 euro per ogni 3 celle che vado ad aggiungere nel caso in cui avessi bisogno di più capacità, questi piccoli dispositivi si rivelano essere veramente molto utili, sia per chi ha un router fibra che ovviamente in caso di blackout ci toglie anche il telefono fisso dentro casa, sia per chi, come me, si ritrova in una zona dove ultimamente la corrente salta per qualche minuto e ha paura che i suoi dispositivi, in particolare gli hard disk meccanici presenti all'interno del NAS, si possano rompere per uno spegnimento improvviso. E con questo il video si conclude. Se il video ti è stato utile, ricordati di lasciare un mi piace. Se anche te hai realizzato un piccolo power bank, un gruppo di continuità, o hai risolto in maniera alternativa il problema dello spegnimento improvviso di questi dispositivi, lasciami pure un commento e soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!